L'ultima sfida di Muammar Gheddafi arriva attraverso un suo messaggio audio, mentre i diplomatici libici, ora passati in campo ribelle, parlano di un'imminente partenza del Rais. Alla televisione libica il colonnello accusa i paesi della NATO di essere assassini di civili innocenti. Dice di volere vendicare la loro morte e assicura di volere continuare la battaglia fino alla fine, pur riconoscendo di avere le spalle al muro. Dopo aver ammesso l'uccisione di civili durante raid aerei, l'Alleanza Atlantica insiste sulla necessità di continuare le operazioni militari, respingendo così la richiesta giunta dall'Italia di una sospensione immediata per fini umanitari. Lunedì la Corte Penale Internazionale dell'AIA deciderà sul mandato di arresto nei confronti di Gheddafi.